C'era una volta una ragazza allegra che si chiamava Cappuccetto Mavis. Un giorno la sua anziana nonnina le chiese di fare un lavoro molto speciale. Ma certo che posso farti una torta, nonna. Che torta vorresti? Chiese Cappuccetto Mavis. Al gusto di zucca putrida, con gorgonzola e decorata con foglie di ortica. Va bene, per te questo è altro, nonna. Appena è pronta, vengo a portartela a casa. E così Cappuccetto Mavis partì per esaudire il desiderio della sua amata nonna. Ehi, ehi! Stai raccontando una storia? Voglio esserci anch'io! Cosa? Frank, aspetta! Ehi, che cosa è successo? Guarda che cosa hai combinato! Ora le tue parti del corpo sono sparse per tutta la storia! Forte! Cappuccetto Mavis, vuoi aiutarmi a trovare il resto del mio corpo? Huh?
Quando Cappuccetto Mavis arrivò all'orto delle zucche, scoprì qualcosa di strano. Cos'è successo qui? Chi ha calpestato le zucche? Non promette niente di buono. Meglio stare in guardia. Cappuccetto Mavis, attenta! Anche se l'orto delle zucche era colmo di pericoli, Cappuccetto Mavis proseguì. Pestando e battendo i piedi. Sì, Winnie, pestando e battendo i piedi, pronta a recuperare la zucca putrida per la nonna e la sua torta. Dopo aver cercato il lungo e il largo, Cappuccetto Mavis trovò la grande zucca putrida. Che strano. Perché si trova proprio da queste parti? Cappuccetto Mavis era caduta in una trappola! Per fortuna era pronta ad affrontare la zucca fiammeggiante. Dopo un viaggio tremendo, aveva finalmente trovato la grande zucca putrida per la torta della nonna. Ma c'era ancora qualcosa che tormentava Cappuccetto Mavis. Chi la nasconderebbe mai qui? È molto strano. Thank you.
La raccolta sta crescendo in fretta! Cappuccetto Mavis non aveva tempo da perdere, quindi si mise a cercare uova di rospo fresche per preparare il ripieno al Gorgonzurla. Quando un'orda di creature malvagie con denti aguzzi e artigli enormi la attaccò! Grrr. Cosa? Chi? Aspetta un momento! Ma la coraggiosa Cappuccetto Mavis non si fece intimorire e le diede loro di santa ragione! Ha!
stavo dicendo. Cappuccetto Mavis proseguì tranquillamente per la sua strada verso le uova di Rospo. Ora Cappuccetto Mavis avrebbe potuto preparare uno squisito ripieno al gorgonzurla. Adesso aveva solo bisogno di qualche foglia di ortica per decorare la deliziosa torta per la nonna. Anche le carte dei nemici. Ma arrivare alle foglie non sarebbe stata una passeggiata. Forza, Cappuccetto Mavis, puoi farcela! Thank you.
un'altra! Abbiamo tutte le carte di questo capitolo. Siamo un'ottima squadra! Tutta la forza che aveva in corpo, Cappuccetto Mavis strappò un mucchio di foglie di ortica piene di spine. Con queste la torta sarà uno spettacolo, disse Cappuccetto Mavis prima di tornare a casa a preparare la torta. Prima di andarsene, però, scoprì delle impronte misteriose lungo la strada. Di chi sono queste impronte? Si chiese Cappuccetto Mavis. Sono di chi ha nascosto tutti gli ingredienti? Penso, ma Cappuccetto Mavis non sapeva che quelle impronte misteriose in realtà appartenevano allo spaventuoso lupo cattivo. La torta è nel forno. Appena sarà cotta, la porterò alla nonna. Forse dovrei dire al cacciatore di quello sconosciuto che c'è in giro.